Scarsa sicurezza in via Gentile da Fabriano è quanto riscontrato dal Movimento 5 Stelle che ha protocollato un'interrogazione. Nello specifico, che cosa avete notato? Quali sono le vostre richieste? Sì, ci sono stati dei cittadini che si sono rivolti a noi per evidenziare appunto i pericoli che ci sono in questa via. I pericoli sono tanti, ve ne eravate occupati anche voi di Fano TV sulle lamentele di alcuni residenti. A partire dall'inizio di via Gentile da Fabriano, dove non c'è un marciapiede, dove non c'è una pista ciclabile, le macchine arrivano forti, pur essendo presente il limite dei 30 km/h che non viene rispettato, e lì è molto pericoloso. Per cui le nostre richieste sono, a partire dall'inizio della via, trovare delle soluzioni che possano mettere più in sicurezza i cittadini che abitano in questa strada, che ricordiamoci essere una strada di collegamento, l'unica strada di collegamento tra Sassonia e Lido per chi non vuol passare sul lungomare, quindi è molto trafficata. Basterebbe mettere dei dossi intanto alla fine della discesa del cavalcaferrovia di inizio via Gentile da Fabriano, fare in modo tale che il limite dei 30 orari, che ripeto esiste, ma con cartelli piccolini, venga maggiormente evidenziato dalla segnaletica verticale. Lo stesso con la segnaletica orizzontale, si potrebbero mettere dei bolloni che fanno percepire ancora maggiormente a chi passa in questa strada in auto che lì ci sono i 30 km. In alcuni tratti si potrebbe anche mettere, come è stato messo da altre parti, un rilevatore di velocità per far rendere conto appunto chi passa in questa strada che ci sono i 30. E poi un intervento anche sull'illuminazione? Intervento sull'illuminazione perché è scarsa, alcune plafoniere sono state tolte e non sono state rimesse, ma ci vuole una manutenzione generale. Ci hanno segnalato per esempio, anche dopo che abbiamo protocollato questa interrogazione, che ci sono problemi anche sotto la strada che passa sopra di via Cristoforo Colombo, cioè cola l'acqua, lì di fianco c'è quella scalinata in ferro che è totalmente da rivedere. Insomma, è una situazione di una strada molto abitata, molto trafficata, che bisogna mettere in sicurezza. L'incrocio finale con via della Marina, ci arriva questa pista ciclabile, ma poi dopo finisce lì, non si sa dove si possa andare. Soprattutto fare in modo tale che chi percorre questa strada in auto si renda conto che lì ci sono i 30. Adesso non diciamo di mettere gli autovelox, le multe, eccetera, però evidenziare maggiormente che lì ci sono i 30 km/h, bisogna andare ai 30 km/h. Chiedete inoltre la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni nella parte iniziale della via. Sì, perché la parte iniziale della via è sprovvista di pista ciclopedonale ed è l'unico tratto che ha doppio senso di circolazione. Bisognerebbe valutare bene i pro e i contro di renderla a senso unico totalmente, in modo tale che si possa prolungare la pista ciclopedonale protetta fino alla fine della discesa del cavalcaferrovia. O perlomeno chiediamo che l'amministrazione metta questa via nel suo ordine delle idee di valutare cosa è meglio fare per aumentare la sicurezza in tutta la sua estensione, senza aggravare di danni nei confronti di chi guida l'automobile, però ricordandoci sempre che nell'ordine nostro dei valori innanzitutto vengono i pedoni, poi vengono i ciclisti, per ultima cosa vengono le auto. In un posto così molto trafficato ed abitato, le auto devono andare 30 km/h e i ciclisti e pedoni devono potersi muovere in sicurezza.